Le Marche vantano i natali di uno dei più grandi protagonisti della scenografia internazionale, Dante Ferretti. Da Macerata a Hollywood, vincitore di 3 premi Oscar, nell'Olimpo della scenografia mondiale. Alla sua grande figura che fa conoscere nel mondo il genio e la creatività italiana, portando nel cuore e nelle opere l'amore per la sua terra, è dedicato il nostro viaggio nella scenografia marchigiana. Marche, una terra di scenografi. Un percorso nella magia della creazione degli spazi, dove l'artigianato si fonde nell'arte, attraverso le suggestioni evocate dalla bellezza delle Marche, terra dei 100 teatri e dei grandi scenografi. La scenografia è arte abitata, è la rappresentazione di un mondo. Dante Ferretti. La scenografia è un universo complesso che riassume in sé una serie di discipline artistiche, dalla pittura alla decorazione alla scultura, ma a sé attira ugualmente le discipline artigianali che sono legate alla costruzione, alla carpenteria e a tutto ciò che porta il processo della progettazione alla fase finale della realizzazione. Quindi è una dimensione che immagina un mondo e nel suo percorso giunge a concretizzarlo e a trasformarlo nel mondo in cui l'opera teatrale o l'opera cinematografica trova una dimensione di espressione. Risale al 1400, ad opera del pittore Gerolamo Genga di Urbino, la prima scena prospettica di una città con elementi in rilievo. I primi manuali di scenotecnica nascono proprio appunto da marchigiani. Il concetto di bellezza, di stupore ogni volta che uno si alza porta anche a una creatività che si manifesta anche nella scenografia. Può essere anche al contrario. La scenografia è una forma di cosmesi dello spazio, per cui uno va a cercare di dare a uno spazio che non ha quel valore estetico, glielo suggerisce, glielo dà. E una terra come questa ti dà tutti gli spunti per ridipingere. Fare scenografia significa anche lavorare a un equilibrio, quello tra i pieni e il vuoto. D'altra parte questa è una lezione che nella nostra regione conosciamo bene, perché i grandi scenografi che hanno fatto la storia di quel momento fondamentale della storia dello spettacolo, che è il barocco, questi concetti li conoscevano benissimo. Sto parlando di Sabatini, Pesarese, ma soprattutto sto parlando di Giacomo Torelli, che partendo da Fano ha portato il suo lavoro, la sua straordinaria visione dello spazio scenico a Venezia, a Parigi, per arrivare a essere definito il grande stregone, il grande mago di un teatro che faceva della meraviglia, per esempio nello specifico del cambio simultaneo delle scenografie, un punto centrale per creare appunto l'emozione del teatro, per creare quel teatro costruito sullo spazio che è l'essenza della scenografia. Nella storia contemporanea, le Marche hanno dato i natali e ispirato i principali scenografi italiani del teatro, della televisione e del cinema. Tra i nomi più noti, Aldo Tomassini Barbarossa di Macerata, Carlo Cesarini da Senigallia, autore delle più famose scenografie televisive degli anni 50 come Studio 1 Canzonissima, Mario Garbuglia di Civitanova Marche, vincitore di numerosi David di Donatello e Nastri d'Argento per le scenografie dei più grandi film, tra cui Il Gattopardo, La storia vera della Signora delle Camelie, Rocco e i suoi fratelli, La grande guerra. Fino ad arrivare al premio Oscar conquistato da Ferdinando Scarfiotti di Potenza Picena, con Bruno Cesari di Pesaro e Osvaldo Desideri di Fermo per la migliore scenografia de L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci. Scenografia è importante quasi come la regia. I più grandi autori
del cinema, parliamo dei grossissimi, Fellini, Bergman, Antonioni, Visconti, tutti gli stranieri eccetera, hanno sempre scelto uno scenografo veramente sensibile e che potesse interpretare i loro diktat mentali, e nel caso di Fellini i sogni. Ferretti, Garbuglia e Scarfiotti sono tre grandissimi scenografi marchigiani, perché le Marche sono una terra particolare. Esistono anche tantissimi altri scenografi tipo Cesarini della Senigallia eccetera, ma questi tre specialmente, che hanno veramente vinto qualsiasi premio e si sono affermati internazionalmente, hanno avuto proprio un rapporto, sono nati con un rapporto marchigiano. Perché gli scenografi, i più grandi scenografi, sono quasi tutti marchigiani? Perché le colline arrotondate, quasi un po' da paesaggio cinese, dell'entroterra marchigiano, dà la possibilità mentale di pensare come se fosse la vita un acquerello. Chiamiamo scenografia quella rigorosamente eccentrica, pesante, forte, laddove invece l'arte sta anche nel renderla invisibile. Il cinema italiano ha una sua predisposizione verso le storie minimaliste, si dice specialmente nelle commedie che siano due stanze e una cucina a fare la storia, che tutto si svolga in interni, laddove invece in un'opera americana abbiamo questa ricchezza che si riflette anche nella scenografia. La differenza di fondo, e lo comprendiamo con una figura come quella di Dante Ferretti, sta nel rendere forte, singolare, anche uno spazio banale. Se deve essere banale, anche questa banalità, questa quotidianità che colpiscono l'occhio, deve essere curata in modo ineccepibile. Il nostro viaggio continua alla scoperta dell'arte della scenografia attraverso i racconti e le visioni dei personaggi marchigiani che lavorano nel mondo del teatro e del cinema. Tra le scenografie più geniali e famose della regione ricordiamo La Traviata degli specchi di Svoboda nel 1992 allo Sferisterio di Macerata, creata a quattro mani con Henning Brockhaus, il regista tedesco che ha scelto di vivere e lavorare a Macerata. La scenografia per me deve essere praticamente uno spazio psicofisico, uno spazio che può reagire sulle esigenze dei personaggi, sui sentimenti, sulla situazione emotiva, e può avere anche la possibilità, come la musica, di tacere, di sparire. La Traviata, già l'apertura di questo specchio che comincia da un zero, perché il pubblico che entra in sala non vede niente, lo specchio è appoggiato per terra, si alza lentamente e mentre si alza comincia la musica dell'orchestra, quindi la musica viene evocata come in una lunga memoria, come uno che sente questa cosa da molto molto lontano, e più che si alza lo specchio più si avvicina. Questo tanto per cominciare, no? Poi l'immagine che è sotto è un sipario teatrale, anche questo è un simbolo per dire: qua non siamo in un teatro illusionistico che fa finta di essere testimone di una storia che si svolge qua per la prima volta, ma sappiamo già che è La Traviata di Verdi e il sipario è una storia teatrale. E poi c'è sullo strappo musicale il sipario vola via, sotto c'è un collage di pittura erotica, quindi il coro e i personaggi della Traviata si muovono in continuazione in mezzo di questa pittura, sono sdraiati sui dipinti nudi, e quindi tutta questa scena acquista una forte espressione erotica. Tutto questo è fatto con mezzi che non sono naturalistici e che non sono neanche realistici, sono simbolici. Alla direzione dell'allestimento scenico del Teatro della Scala di Milano, un'altra eccellenza maceratese, Franco Malgrande. Importante sicuramente è la scenografia, che può essere inserita
all'interno di qualsiasi ambiente, di qualsiasi struttura, ma l'involucro, la struttura palcoscenico con la sua tecnologia, tra virgolette, insomma, con tutti i suoi impianti, riescono sicuramente ad attualizzare e a rendere molto più fluido lo spettacolo e quindi tutta la parte scenotecnica e l'evoluzione della scenografia durante lo spettacolo. Il teatro vive esattamente con il respiro, con gli umori, con lo stato d'animo delle varie persone, attori, direttori d'orchestra, cantanti. Il sistema macchina del palcoscenico deve essere una struttura relativamente semplice, flessibile e gestibile dalle persone. Costumista e scenografo, umbro di nascita ma marchigiano di adozione, Giancarlo Colis ci racconta le sue esperienze tra cinema e teatro. Sono venuto qua nelle Marche tantissimi anni fa, circa 30 anni fa, un po' per caso e un po' perché in questa regione aveva un suo fascino, in quanto la trovavo solare. Ho insegnato scenografia cinematografica e un costume per il teatro, per lo spettacolo in genere. 15 anni con Franca Valeri, abbiamo fatto, non so, tra prosa, spettacoli, opere liriche, penso 200 o 300 messi in scena. Al cinema nel 1983, esattamente per Mission, era la mia prima esperienza cinematografica. Finì col fare circa 4-5 mila costumi. Dopodiché, dopo di questa esperienza cinematografica, ne sono venute tante altre, da cui L'ultimo imperatore, praticamente, insomma, fece tutta la città imperiale. La scenografia è un ambiente psicologico, oltre che fisico, che ha delle atmosfere, che ha delle proprie luci, è molto affine, penso, in un certo senso, al costume. Il costume è più dinamico, in quanto si muove nello spazio scenico e quindi cambia anche luce, cambia nel suo movimento, nelle sue forme, no? Mentre la scenografia ha una fisicità più presente, più forte. È un mondo sospeso, è un mondo di sogno. È un mondo che non esiste e che di volta in volta va creato, no? Perché dico questo? Perché chiaramente se si fa 10 volte La Traviata o 10 volte si fa un remake di un film, la scenografia sarà sempre diversa, sempre rinnovata, quindi sempre un nuovo mondo dentro un sogno. Questa è la bellezza anche dello spettacolo, non è mai uno spettacolo sterile, non è mai uno spettacolo che ha una fissità, no? Ma uno spettacolo che si rinnova di volta in volta, non perdendo la propria identità, il proprio carattere. A firmare le scenografie del grande cinema italiano d'autore, Giancarlo Basili di Montefiore dell'Aso. Ho cominciato al Teatro Comunale di Bologna come pittore scenografo. Adoravo la pittura scenografica, l'illusione scenografica che si rispirava nel palcoscenico. Il teatro mi ha dato una grande storia, una grande preparazione per poi diventare scenografo di cinema. Capivo la differenza che c'era tra scenografia teatrale e scenografia cinematografica. Lo scenografo di teatro si doveva preoccupare di riempire uno spazio già esistente. Lo scenografo di cinema doveva creare l'ambientazione legandosi a una storia che era creata dalla sceneggiatura, dagli sceneggiatori, dalla scrittura. Quindi lo scenografo di cinema parte sempre dalla scrittura. Ma qual è stato il vero maestro che mi ha insegnato la visionarità del cinema? È stato Marco Bellocchio, con Gli occhi, la bocca e l'Enrico IV, dopo Bellocchio da Moretti, da Salvatore, da Giordana, Gianni Amelio, Mazzacurati, Lucchetti, De Maria, la Comencini, Chiarostami, ognuno mi ha dato un contributo a raccontare un po' meglio quello che è il lavoro mio, il lavoro da scenografo. Una volta che si ha la scrittura, si parte dai sopralluoghi, da cercare il luogo dove poter ambientare un film. Perché succede questo? Perché oggi non è come negli anni, si fa quasi un cinema per le strade, quasi un cinema quasi che si faceva un po' all'inizio degli anni 60, dove si girava nei luoghi già esistenti. Noi oggi facciamo questo, cerchiamo i luoghi e li riadattiamo per poter raccontare la storia che poi gli sceneggiatori o il regista ha scritto. Quindi è più un lavoro molto di ricerca di spazi riadattati per la storia che si deve raccontare.
Tra i fotografi più famosi al mondo, jesino di origine francese e di adozione, Emanuele Scorcelletti, riconosciuto dalle grandi riviste internazionali come il fotografo delle star. Questo legame che io ho con le Marche me lo porto dappertutto nel mondo, che quando sono in Giappone o in Cina a fotografare una star internazionale, io so sempre che sono di origine marchigiana, perché questa cosa per me ce l'ho nel sangue. Io adoro questa terra, perché ogni volta che vengo nelle Marche io trovo tutto fantastico. E questa cosa qui mi dà molta energia, io sento che quando faccio le foto mi trasmette questa emozione, e io nelle mie foto voglio trasmettere anche questo sentimento qua, per mandare all'estero anche queste foto, perché voglio che all'estero scoprano questa terra stupenda che voi avete. Thank you.